siamo qui e abbiamo ripreso l'alba da Acitrezze, dove mi trovo in questo momento. Il sole è già alto, adesso lo vedremo. E sono in compagnia di due famosissimi personaggi, di due fotografi eccezionali. Eccoli qua. Naturale. Lo controlliamo subito. Stiamo già mandando una... postando una foto su Facebook, tanto per capire quello che abbiamo fatto. Allora, che dobbiamo dire? Alba di Acitrezze. L'alba di San Giovanni. Oggi wow. San Giovanni. Ah sì? Allora adesso facciamo in diretta gli auguri a questo signore qui, lungo, davanti a noi, che sarebbe il signor Giovanni Lungo. Eccoli, eccoli. Giovannone, auguri a questo punto. Giovanni, bravo, visto che è San Giovanni... Ora ci paghi la colazione a questo punto. Certamente. No. Non solo ci paga la colazione, ma poi festeggia perché è maglia rosa e quindi ha vinto il Giro d'Italia. Male, dovevo stare zitto. Ti sei dato la zappa sui piedi. Va bene. Allora fra poco andremo a fare colazione. Granita e brioche. Granita e brioche. Ora noi guardiamo che da lì c'è anche la luna in alto, ma che poco fa si vedeva volevo. Meglio. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti. Cosa staranno inventando i nostri eroi qui dietro? Troppo un pochettino. Queste sono le rappresentano le trombe di Falloppio, le salpingi. Le salpingi. Una cosa del genere. Che cosa sono le trombe di Falloppio, le salpingi? Cosa rappresenterebbero? Cosa sono? Per chi non conosce la materia. No, queste fanno parte dell'anatomia e cosa... della donna. Ah. Ed è il momento quando l'ovulo incontra. Quando diciamo così lo spermatozoo incontra va a colpire ho capito. E si divide in tante cose. Questo è stato fatto da uno scultore, mi pare giapponese, e ha vinto lui il primo premio. Ecco Mario che sta posizionando, se noi cerchiamo di capire. Adesso vedete attraverso. Ma che si chiama?